stasera sarà... Ah, vabbè. Io, come potrete immaginare, sono dietro Battiston. E... questa sera faremo una carrellata di varie cose, strumenti diversi utilizzabili con Python. Per forza di cose, su ognuno sarà veramente una carrellata, non ci si può soffermare molto. Per cominciare, come avevo scritto, potete provare voi quello che faccio se avete installato i notebook e i pacchetti che ho detto. Se non l'avete installato, ma siete connessi con qualsiasi, con un tablet o un computer, oddio, con un tablet può non essere utilissimo, però perlomeno potete seguire, oppure con un computer alla rete wireless, basta che mettete quell'indirizzo là. Ve l'ha detto la password. La rete si chiama GURP e la password è gruppo utenti Linux Pisa tutto minuto. Quindi, ricapitolando, chi ha il computer con installati tutti i pacchetti necessari se lo può seguire sul suo. Chi non ce l'ha, ma ha un computer con un browser che si connette alla rete che è appena stata detta, basta che metta quell'indirizzo là per seguire. Per seguire, provare direttamente quello che facciamo. Gruppo utenti di Linux Pisa. Riesci a scriverlo? Riesci a fare una finestrella? Sì, sì. Tipo un corso. No. Un GL. Sì, di volto maiuscolo. Era basso. Ok, ci siamo. Quindi ribadiamo, quando vi siete connessi a questa rete potete mettere questo indirizzo. E quando siete su questo indirizzo o sul notebook che avete sul vostro computer che gira in locale, potete cliccare New Notebook sulla destra. No, il collaborativo ci sentite adesso. No, ognuno deve fare. Cioè, ognuno avrà il suo notebook o i suoi notebook su cui fa tutte le prove che vuole. Per esempio, potete provare a salutare. Allora, cos'è questo? Sostanzialmente, se qualcuno ha mai usato matematica o software simili, l'idea è semplicemente di avere un matematica in cui si lavora in Python. Per chi non ha mai usato matematica, il principio è, diciamo, i due modi standard di utilizzare Python sono i programmi, gli script, che voi avete visto le altre volte con Giovanni, o il terminale, cioè oppure, non si vede proprio nulla, però io posso scrivere Python e scrivere print. Ciao. Ah sì, posso scrivere. Tanto serve solo per fare, serve anche dopo. D'accordo, quindi di norma o uno fa questo oppure uno fa il suo programmino in cui scrive print ciao e poi lo esegue. I notebook, i Python sono una via di mezzo, o meglio sono un modo per avere entrambe le cose, cioè avere l'interattività. Provate al volo i comandi e vedete come reagiscono. E allo stesso tempo però avete qualcosa che resta, avete qualcosa che potete andare a rivedervi voi, che potete passare in giro, su cui si può collaborare in più persone. E sostanzialmente dovete pensare che ognuna di queste caselline è come uno script, un programmino. Quindi quello è il primo. Questa è la seconda. E ognuna mostra il codice che è stato inserito e poi il risultato di questo codice. Ma la cosa interessante è che, a differenza di una serie di script, se io qui decido che la variabile A vale 5, nella cella successiva la variabile A vale 5. E questo
fa sì che in realtà tutto il notebook sia poi un singolo programma in cui posso, insomma, fare un pezzo alla volta le cose che devo fare. Questa è una tecnologia abbastanza recente, nel senso che è stata sviluppata credo negli ultimi 2-3 anni. È molto utilizzata, cioè diciamo, nell'ambito di chi usa Python per fare scienza, questo ha cambiato completamente il modo di lavorare, perché appunto unisce, come ho già detto, l'interattività, la permanenza, ma anche il fatto che i risultati si vedono tutti insieme, cioè poi lo vedremo, ma appunto già qui io ho dei comandi e i risultati nella stessa pagina, che è comodo sia per lavorarci che per distribuirlo. C'è qualche dubbio? Ok, questa è una buona domanda. Dovete scrivere ePython 3 notebook. Okay. Invio. Quindi questo è per chi non lo sta seguendo dal browser basta, ma se l'ha installato sul proprio computer. Chi ha messo l'indirizzo di prima non ha bisogno di questa cosa. Questo fa partire un server, right? Questo fa partire un server che è... Sì. I dettagli tecnici sono che sostanzialmente ePython è l'unione di un server e il JavaScript carino che invece funziona dal lato browser. Comunque... questo è abbastanza trasparente, allora, giusto per la cronaca, anzi no, questo è carino che lo sappiate. Quello che qui si chiama ePython ha cambiato adesso nome, si chiama Jupyter con la Y. Il motivo è questo: l'interfaccia, quella che vedete, è stata giudicata molto utile non solo da chi usa Python, ma anche da chi usa svariati altri linguaggi tipicamente utilizzati nel mondo scientifico, diciamo. E allora c'è stato uno sforzo di separare Python da questa cosa e rendere questa cosa utilizzabile da qualsiasi linguaggio. Quindi se voi vi cercate, non è ancora stato rilasciato credo nella versione stabile, diciamo, però si può già provare la versione di sviluppo di Jupyter, che la, se vedete Jupyter è semplicemente la versione nuova di Python, su cui si può lavorare in Python e in tanti altri linguaggi. Ok, quindi se avete dato il comando di prima dovrebbe avervi fatto partire il server e aperto automaticamente un browser sulla pagina di GitHub. Confermate? Ok, quindi io qui vedo che quattro persone stanno già provando qua. E... Molto più della metà. No, spero che gli altri lo stiano facendo in locale. Qualcuno ha problemi a connettersi al server? Benissimo. Ok. Quindi, per concludere il discorso sui notebook e Python, o Jupyter, il fatto che si abbia il codice e il contenuto nella stessa schermata, diciamo, ha fatto sì che varie persone stiano cominciando a utilizzarlo non solo come mezzo per fare calcoli, eseguire cose, insomma fare qualsiasi cosa che si può fare con un programma, ma proprio di utilizzarlo come mezzo di formattazione. Quindi, se io devo fare un report in cui devo fare un'analisi e poi devo passare a qualcuno un PDF, non sto a fare codice, salvare le immagini, includere in un documento Word o LaTeX e farci un PDF. Prendo questa cosa includerà le immagini, come vedremo dopo, e ci genera automaticamente il PDF. Per cui, per chi abbia familiarità con LaTeX, diciamo, lo scopo di alcune persone che se ne stanno occupando adesso è proprio sostituire, in alcuni casi, LaTeX con questo. Comunque, questo solo per dire che è un formato veramente utile perché permette di unire vari aspetti del codice che si scrive. Ultima postilla, come vi ho detto, finora vi ho sempre parlato di ambito scientifico. Io da quando ho cominciato a usare i notebook li uso per qualsiasi cosa, cioè se devo fare uno script stupido che fa qualcosa sul sito web oppure che mi organizza dei file, se ho anche la remota possibilità che il codice che sto usando lo riutilizzerò, lo faccio in un notebook di Python e tra un anno o due lo posso ritrovare facilmente. Ok, allora, veniamo al dunque. ePython, diciamo, è il mezzo con cui lavoreremo oggi. E per cominciare, per mostrarvi che non c'è nulla di nuovo dal punto di vista del Python, questo è uno dei programmini che avete fatto l'altra volta con Giovanni, pari pari. Preso il programmino, copia incollato in una cella di questo notebook.
Adesso per cominciare vi chiedo di tornare su questa schermata, cliccare su lezione scorsa, non giocare col notebook, ma fare semplicemente file, make a copy. Questo perché? Perché Jupyter adesso ha anche del lavoro su come lavorare insieme sullo stesso notebook. Però è una cosa di sviluppo. Qui ognuno ha il suo notebook, quindi vi chiedo di fare una copia di questo e lavoreremo sulla copia. Se fate make a copy vi aprirà una nuova pagina che è la vostra copia di questo file. Non vi ho detto come si esegue le shell. Quindi o siete bravissimi oppure... le shell si eseguono con o cliccando la freccetta qua, quindi andate su una cella e fate clic qua, oppure shift invio. Credo che dopo la terza cella la freccetta vi dimenticate che esista, perché shift invio è molto più comodo. Quindi qui c'è questo codice, io faccio shift invio, e lui mi dà esattamente l'output che avete visto l'altra volta, cioè questa è una NA per chi non c'era. Ricordiamo un attimo cosa sta facendo questo codice. Prima di tutto abbiamo... Allora, dovete andare su, sulla prima pagina che avete accedendo all'indirizzo, che dovrebbe essere in offerta. Okay. D'accordo. Ci siamo tutti? Su questa pagina, cliccando 0 lezione scorsa, e poi facendo file, ok, siamo qua. Quindi ripercorriamo un attimo, giusto per ricordarci cosa sta facendo questo codice. Qui noi prima di tutto eseguiamo legfile e salviamo il risultato in una variabile stat. E legfile cosa fa? Crea un dizionario vuoto. Poi apre un file di testo che ho salvato io. Chiedo scusa, voi questo non ce l'avete? O ce l'avete l'altra volta per caso? Se no come ve lo passo? Cioè, se siete sullo stesso computer su cui lavorate l'altra volta, avete questo file testo.txt. Altrimenti fate un file con quattro parole a caso. Ma i file, il notebook dove va a prendere i file? Va nella cartella... Questa è una buona domanda perché è cambiata nel corso del tempo. Siccome mi sto un po' giostrando tra le diverse direzioni di sviluppo, non mi ricordo se è la cartella dove sta il notebook o la cartella dove viene eseguito il sistema. In ogni caso non prende un file sul server, non prende sul PC. No, lo prende sul server. E per quello che vi dicevo... Quindi funziona a tutti questo. Questo funziona a tutti quelli che sono connessi al mio computer. Purtroppo non a quelli che stanno lavorando sul loro computer come avevo suggerito, quindi scusate. Però se, insomma... Se qualcuno ha questo problema, basta che crei un file testo.txt nella cartella da cui è eseguito il notebook e ci metta dentro delle parole a caso. Oppure prendo qualsiasi file e lo chiami testo.txt. Ok, quindi eseguito questo file, questo blocco di codice, scusate, questa cella, noi vediamo che qui compare un numeretto che sta semplicemente dicendo questa è stata la prima cella a essere eseguita. Quindi lo schema è codice, numero di esecuzione, output. Questo output è molto molto lungo, per cui l'interfaccia ci fa il piacere di restringercelo con la barra di scorrimento. Ora, se io adesso qui faccio un qualsiasi comando, 2, e torno su, lui me lo riesegue, adesso questo è 3. È ovvio, se ci pensate, lui sta semplicemente ricordando l'ordine di esecuzione, può all'inizio creare un po' di confusione, perché abbiamo 3 che sta sopra 2. O in altre parole, non vi abituate che questa è la cella 2, questa è solo la cella che è stata eseguita per seconda. Però alla lunga ha molto senso, perché io posso ricordarmi in che ordine ho eseguito le cose riguardando. Giusto per dire l'ovvio, conviene mettere le operazioni comunque nell'ordine in cui devono essere eseguite. Cioè... Mettere nell'ordine di esecuzione? No, ma perché spesso, cioè, no, ok,
probabilmente si potrebbe tecnicamente, però a me succede spessissimo, cioè adesso vi mostrerò una cosa stupida, ma succede spesso che faccio 10 celle, poi alla decima dico, ma aspetta, ma se provo a cambiare questa cosa nella quinta e le rieseguo. Quindi è giusto, diciamo, in un certo senso, che l'ordine di esecuzione non sia la stessa cosa dell'ordine delle celle. Io non voglio dover ricopiare una cella in basso per rieseguirla. Assolutamente sì. Io per esempio qui gli posso dire restart e poi gli posso dire cell run all. Run all significa eseguire le celle dell'ordine, quindi l'ordine in cui mettiamo le celle deve essere quell'ordine che pensiamo. Quella che ho per terza, che era la prima, me la no, 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 eseguirà le celle che sono lì. Quindi se io l'ho ripetuto due volte lui se ne frega, per lì esegui l'ordine lineare. Quindi l'idea è pensare all'ordine finale, ma nel frattempo uno può rieseguirli a caso per fare delle prove. E infatti tipicamente io quando un certo progetto mi muovo molto tra una e l'altra, poi faccio in modo che però verifico che facendoli andare tutte in seguito funzionino, cioè che non ho fatto casini con questo ordine di esecuzione. Ok, e ci sono delle domande. Il kernel è specifico per il notebook? Sì, praticamente ogni notebook, quindi il server che io ho fatto partire sul mio computer, è un programmino che è server più un IPython per ogni notebook. Quindi ogni volta che voi aprite una nuova tab, c'è un nuovo processo Python sotto quella retta. Questo solo per dire che il vostro è completamente indipendente dagli altri, quindi non, le variabili sono diverse, insomma. E il programma IPython che sta girando sotto e che obbedisce ai vostri comandi è quello che chiamiamo il kernel. Sono diversi se facciamo la copia o anche se accediamo alla rete, diciamo, allo stesso kernel attivo sul tuo computer? Se accedete, se due persone accedono allo stesso indirizzo, hanno davanti lo stesso kernel. E infatti può succedere casino. Okay. Sì. Invece per dirgli di eseguirlo in un'altra parte, in che senso? Eseguire il file gesto ce l'avevo in un'altra cartella rispetto in un altro posto. Ecco, ho fatto una copia in questo modo di sotto. Questo è quello che non mi ricordo perfettamente, cioè non mi ricordo se lui va a vedere nella cartella del tuo partito o nella cartella in cui è salvato. Però ci ho detto, per rispondere alla domanda, se fai un'altra cartella, quello che farai sarà... è veramente una cosa lampo, non abbiamo tempo di parlarne, però host.chdir e gli dice la nuova cartella, solo che qua non ho una cartella, però se no lo mostrerei. Vabbè, sì, posso dirgli chdir temp. E lui ora si è spostato nella cartella temp. Quindi se adesso io gli dico aprimi questo file qua, lui si arrabbia perché non è più nella cartella e gli sta quel file. D'accordo, allora benissimo, questo è per forza di cose quello che volevo dire su IPython, su Notebook. Sì, dice, direi che è meglio passare avanti. Allora, quindi noi abbiamo questo script che fa esattamente la stessa cosa l'altra volta, tranne che in questo Notebook in cui unisce, come vi ho detto, codice, risultato, eccetera. La prima altra cosa di cui vi voglio parlare stasera è NumPy e SciPy. Ah, NumPy e SciPy, partiamo con NumPy. Voi avete visto le liste l'altra volta. Allora, per esempio, se noi... sì, no, non ho finito di leggere il codice poi. Comunque, questo codice sostanzialmente cosa faceva? Prendeva tutte le linee nel file, prendeva tutte le parole in ogni linea, prendeva questa lunga lista di parole controllando che non fossero... insomma, che non fossero vuoto, che fossero veramente parole nel senso di insieme di caratteri, e poi aveva in questo dizionario ogni parola che la aggiungeva se non c'era e se c'era aggiungeva più uno. Risultato finale, in questo dizionario alla fine per ogni parola c'è il numero di volte che la parola compare. Quindi c'era questa funzione, semplicemente generava questo dizionario e poi lo stampava. Ora, non credo che l'abbiate visto, ma se noi per esempio vogliamo da questo dizionario... Allora, quindi...
qui l'output lo stampiamo con stampa statistica, ma noi possiamo anche dire semplicemente a Python, beh, mostrami cos'è questo stat. Come si chiama? Ah, beh, devo eseguirlo. Ok. Questo è un dizionario, pure semplice, d'accordo? Non l'ho detto, ma a questo punto è ovvio. Se io al notebook dico stat, anche se non ho detto print stat, lui capisce automaticamente che l'ultima cosa che compare nella cella vuole visualizzarla. Quindi in questo momento non gli ho detto print stat, ma mi sta comunque mostrando cos'è stat. E stat è questo dizionario. Allora, se io aggiungo una nuova cella con più e faccio questo comando, cosa gli sto chiedendo? Gli sto chiedendo di mettermi in statv i valori. Cosa sono i valori? Sono semplicemente i numeri, quindi le cose a destra dei doppi punti. Il dizionario associa a ogni chiave un valore e gli sto dicendo prendimi tutti i valori. Anzi, per la precisione gli dico fammi una lista con tutti i valori, d'accordo? Una lista vuol dire, per esempio, che ci sarà tante volte uno, ogni volta che uno è un valore per una parola. D'accordo, vediamo cos'è questo statv. È appunto una lista di numeri. Ora, questa lista, io ci farò la seguente cosa. Faccio import numpy, che è la libreria di cui voglio appunto parlare, e poi dico fammi un array a partire da questa lista. Cos'è un array? Concettualmente è molto simile a una lista, ma con alcune caratteristiche che lo rendono molto utile per fare conti, sostanzialmente. Ah, se noi lo guardiamo, lui mi dice semplicemente è una lista di numeri, tranne che non è una lista, è un array. Però i numeri sono gli stessi, si potrebbe controllare facilmente. E io posso dirgli, per esempio, mostrami il 25esimo elemento, stat A. Quindi ricordiamo, stat A è l'array, stat V è la lista. Se io gli dico mostrami il 25 elemento è 1. Se chiedo la stessa cosa di stat V è sempre 1, quindi gli elementi sono gli stessi. Lui ha semplicemente creato un oggetto che è un array, ma ha gli stessi elementi della lista. Qual è una differenza dalla lista? Beh, per esempio, se io... Sì, prego. E c'è posto qua. Per esempio, io posso chiedergli, non so se avete visto dello slicing, se no lo vediamo adesso, questa cosa dice prendi i primi 10 elementi della lista, d'accordo? E infatti abbiamo stati i primi 10 elementi della lista. E posso fare la stessa cosa con l'array, di nuovo, è un array ma ha sempre quegli elementi. E posso chiamare questo primi lista e questo primi array. Okay. Ora, se io non so se questo l'avete visto, se io scrivo questa cosa, cosa verrà fuori? Verrà fuori una lista, quella lista ripetuta due volte. È così che funzionano le liste. Per le liste più vuol dire concatenazione. Prendi una lista e attacchi un'altra uguale. Quindi, sì, più. Questo è per, quindi vuol dire ripeti la lista due volte. Se io vado a fare la stessa cosa invece con l'array con lo stesso contenuto, è completamente diverso. Lui sta prendendo ogni elemento e moltiplicandolo per se stesso. Per due, scusate. D'accordo? Allora, per chi ha familiarità con algebra lineare, vettori, matrici, sostanzialmente NumPy è il modo di fare algebra lineare con Python. Perché con le liste non ci sono le operazioni native. Comunque andiamo a vedere in pratica quali sono alcune conseguenze di lavorare con gli array. Per esempio, se io chiedo, ma i primi elementi della lista sono effettivamente i primi elementi della lista? Lui mi risponde sì. D'accordo? Cioè, io l'ho creato così, io sto chiedendo se è così, giusto. Se io vado a chiedergli la stessa cosa per l'array,
Quindi i primi elementi dell'array sono effettivamente i primi elementi dell'array? Lui non mi risponde semplicemente sì, mi risponde questo elemento uguale, questo elemento uguale, questo elemento uguale. Quindi questo è veramente una cosa lampo, però è per mostrare che NumPy effettua le operazioni solitamente a livello di elemento. Questo può valere per un array che è una lista, o può valere per array di più dimensioni. Per esempio, vi posso dire una riga, un'altra riga, e questo è un array tabella o matrice. Allora, vi può rimanere il dubbio, ma se io invece voglio che lui mi dica sì, sono uguali, e invece che vero, io gli voglio chiedere se sono effettivamente uguali, come faccio? Gli chiedo, sono tutti uguali? Quindi all è come dire, tutte le cose in questo array sono vere, e lui dice vero. So che è una cosa veramente tirata via, nel senso che non abbiamo tempo di... cioè NumPy è un pacchetto molto molto completo. Però se avete dubbi, chiedete pure, è meglio chiarire le cose che... Come si comporta quando tipo deve confrontare o lavorare con array di dimensioni diverse? Credo che sull'uguaglianza protesterà. No, invece no, non protesta. Quella è la lista. Ah, giusto. No, non protesta comunque. No, evidentemente sarà sempre false. Sì, sì. Ok. Allora, torniamo al nostro array che è stat A, ok? Che è appunto un array con moltissimi valori. Rivediamo, posso dirgli così, quello che prima ho fatto sui primi elementi lo sto facendo adesso su tutto l'array, sto moltiplicando per 2, semplicemente un elemento. Una domanda, posso? Sì. C'è differenza tra vettore riga e vettore colonna? Sì, c'è. E un vettore riga è semplicemente una lista di vettori. Un vettore colonna è semplicemente un array che non si vede più. Certo. Sì, se si fa in tempo mostro... posto di questo. Sì. Direi che è semplicissimo. No. Vabbè, quello... dimostro velocemente perché no, però ci tornerò dopo su tempo. Allora c'è differenza tra un array e una matrice. Esattamente. Non c'è tempo di indagare, però per chi volesse capire... questa è l'operazione di trasposizione sulla matrice. Allora, dicevamo che questo sta semplicemente dicendo moltiplica per 2 tutto l'array di tanti numeri. Ora, è la stessa identica cosa che io posso fare così, sulla lista. Posso dire di tutti i valori che sono nella lista, d'accordo? Dammi quel valore moltiplicato per 2. Questa è una list comprehension che c'erano anche nel programma che avete visto l'altra volta, è un modo veloce per creare una lista a partire da un'altra lista o da un iterabile in generale. E infatti, l'output sembra diverso, ma in realtà è esattamente lo stesso contenuto, come sempre, tranne che questo è un array e questa è una lista. Qui possiamo vedere un primo motivo per cui ha senso lavorare sugli array, oltre che sono più comodi, non chiedono di reimplementarsi le operazioni. Proviamo a fare questa cosa. Allora, qui bisogna dare un attimo per passaggi. Cosa sta succedendo? Intanto il percento, credo che non l'avreste mai visto utilizzato in questo modo. Percento all'inizio di un comando, in Python, significa che non stiamo dando un comando di Python, ma un comando specifico che funzionerà in Python, quindi in particolare nei notebook. Ci sono svariati comandi utili che servono di solito a lavorare in modo interattivo, quindi di solito sono cose che non includerete in uno script, ma che in un notebook fanno comodo. Per esempio, questo cosa sta dicendo? Sta dicendo, di questo codice che ho scritto qua, mi dici quanto tempo ci vuole eseguirlo? D'accordo? E lui ti dice, io ho provato a eseguire 10.000 volte, ogni volta 3 volte questo codice, lo fa tante volte solo per avere una misura affidabile,
e ci mette 9,57 microsecondi. Ora noi gli chiediamo la stessa cosa per lo stesso codice fatto con la lista, quindi è sempre una moltiplicazione dello stesso numero di numeri per 2. Ma ci mette 121 microsecondi, cioè cos'è? Un ordine di grandezza. Quindi sostanzialmente i due motivi per usare NumPy e quindi per usare gli array sono: primo, che ha tutte le operazioni simpatiche per sommare tra loro, ma secondo, che è tremendamente più efficiente. E questo discorso è importante perché Python di per sé non è molto efficiente. Python, per dirlo in pochissime parole, è un linguaggio interpretato. Un linguaggio interpretato significa che ogni volta che voi scrivete del codice, il computer al volo, cioè l'interprete Python, al volo lo traduce in codice che il computer possa capire. Questa operazione è fatta in un modo che, cioè, abbastanza veloce da far sì che di solito non ce ne accorgiamo, ma abbastanza lenta da far sì che su operazioni ripetute molte volte Python non sia efficiente. Allora, perché Python viene utilizzato sempre di più da scienziati in giro per il mondo? Semplicemente perché si può lavorare con librerie molto efficienti a costo di usare appunto quelle librerie. E in particolare NumPy e CPy è fondamentale per più o meno qualsiasi calcolo non banale, diciamo. No, adesso forse esagero. Però per lavorare con dati di una certa dimensione, col Python standard non si arriva molto lontano. D'accordo. Quindi... questa necessariamente è la fine della carrellata su NumPy, e anche perché vorrei dedicare un attimo più di tempo a Matplotlib, che magari è più divertente per il pubblico generale, per, insomma, a chiunque può succedere di utilizzarla. Ci sono domande su NumPy? Una domanda, che la domanda di Python non è usata, 3.4. Perché quando hai fatto il... Python 2 non serviva. Ok, allora fatemela spiegare. Non abbiamo discusso questa cosa le volte scorse. Allora, voi avete le lezioni scorse sono state su Python 3, che è l'ultima versione del linguaggio Python, nonché quella che ha più senso utilizzare adesso se si comincia a imparare. Fino a poco fa, tuttora, diciamo, la versione più utilizzata è stata Python 2. Non abbiamo tempo di andare a vedere quali sono le differenze, cosa ha spinto gli sviluppatori a fare una nuova versione. Quando dico versione, ci sono varie versioni. La cosa cruciale di Python 3 è che alcune cose cambiate proprio nel modo in cui si utilizza il linguaggio. In poche parole, per chi conosce Python 2, questa in Python 2 sarebbe già stata una lista, e quindi io non avrei avuto bisogno di dirgli fammi la lista a partire da questa cosa. In Python 3 questo è un oggetto particolare che si chiama, mi pare, dictionary keys, dictionary values, comunque, che è iterabile, ma con una lista diventa una lista, se non gli si dice specialmente, non è una lista e non posso utilizzarlo per fare un array. Fine, chi non conosce Python 2 vivrà più felice. Altre domande su array, NumPy? Allora, partiamo a Matplotlib. Cos'è Matplotlib? È semplicemente l'interfaccia standard per fare grafici. Quindi qualsiasi tipo... è molto molto versatile, stasera ve ne mostrerò veramente pochissime cose. Però se andate a cercare sul sito di Matplotlib vedete le gallerie di grafici veramente straordinari, fatti solitamente con veramente poco codice. Allora, non so se avete visto un comando di questo genere. Di solito noi importiamo le librerie, l'altra volta mi ricordo che avete importato i collections. Avete fatto import collections, giusto? Qui stiamo dicendo un'altra cosa. Allora, quando importate collections, che era quello che avete fatto l'altra volta, per utilizzare qualsiasi oggetto, funzione che vi venga da collection, poi voi scriverete, per esempio, collections. Cos'era counter? E lui va a recuperarvi collections.counter e potete creare un oggetto. Collection.counter è quello che avete fatto l'altra volta per contare le parole. Qui stiamo dicendo una cosa leggermente più completa. Stiamo dicendo, da questo modulo
importami tutto. Qual è il risultato? Che io non devo fare matplotlib.plot, per esempio. Che quel, scusate, punto myplot.plot. Che è quello che avrei fatto se avessi chiesto import matplotlib.pyplot. Quindi questa sarebbe stata la cosa naturale, la cosa che conoscete già. Ora invece gli diciamo, da matplotlib.pyplot importami tutto, asterisco vuol dire tutto quello che c'è. Qual è il risultato? Che io ho plot qui, senza dover fare altro. Perché? Perché plot era contenuto in matplotlib.pyplot, ma io gli ho detto importamelo da solo, cioè come tutti gli altri pezzi che stanno lì dentro. È molto comodo perché io non devo andare a pensare volta per volta a cosa sto utilizzando il matplotlib.pyplot, anche i suoi svantaggi perché io non so cosa sto importando. Per cui, per esempio, siccome io ci ho lavorato altre volte, so che ho importato per esempio anche ist, ma non me lo dice nessuno, lo so perché lo so. Quindi, questo solo per dire, questa cosa è comodissima, in alcuni casi poi è sconsigliata perché non si tiene traccia molto di quello che si sta facendo. Comunque, per ora, semplicemente comodissimo, perché noi stiamo praticamente inserendo in questo notebook come nomi tutte le funzioni che ora ci serviranno per fare i grafici. Cosa succede se ne tratta di due modi di importo che hanno lo stesso nome del blocco? Tipo, uno è da matplotlib e un altro modulo, che ne so... Allora... Un competitor che fa una cosa in Python, tutti e due. Allora... due moduli non può... Allora, se nel tuo computer installate due moduli esattamente con lo stesso nome, semplicemente verrà importato uno dei due e basta. Verrà importato, diciamo, le varie cartelle in cui Python va a cercare hanno una certa priorità, quello che si trova in priorità più alto verrà importato. Questo può essere utile, per esempio, quando si è installata nel computer una versione di un software, ma ci si scarica una versione di sviluppo e si aggiunge al path, scusate, volo proprio, una roba di 5 secondi, si aggiunge al path la cartella in cui viene contenuta la versione di sviluppo, Python utilizzerà automaticamente la versione di sviluppo. Altra domanda è, se io gli dico from numpy import array, quindi io gli sto dicendo, vi ricordate che prima noi abbiamo usato numpy.array, d'accordo? Perché ho fatto import numpy. Io posso in alternativa dire from numpy import array e non dover più scrivere numpy.array. Però io potrei anche dire from shpy import array. Ora, chissà cosa sto facendo, faccia finta di niente. A questo punto array io lo sto importando da shpy e non da numpy. In questo caso lui prende il secondo. Esattamente. No, no, qui semplicemente fa l'ultima cosa che ho dato. Quindi Python non si fa problemi a dare, assegnare il nome a una cosa nuova rispetto a quella che era prima. Fa semplicemente quello che gli ho detto, cioè chiama array shpy.array. Infatti adesso se vado a vedere... no, dimentico, insomma. Non avete visto nulla. È come vi ho detto io. D'accordo. Quindi, tutto questo per dire che noi abbiamo appena importato... Facciamo un po' di pulizia. Abbiamo appena importato da matplotlib.pyplot tutto. Cosa è tutto? È quello che ci servirà a fare i grafici. Allora, partiamo. Partiamo con un istogramma. Allora, ricordiamoci un attimo cosa sta in questo array stat a. Cioè, per ogni parola che noi abbiamo visto nel file di testo, quante volte compare? E noi gli possiamo dire, fammi un istogramma di questo array. Cosa fa un istogramma? Mi fa una colonnina per esempio, le parole che compaiono tra 0 e 18, direi, volte. E poi delle colonnine che sono molto più basse per le parole che compaiono più volte. Giusto per curiosità, vediamo qual è la quante volte compare la parola più frequente, semplicemente con un max stat a, compare 139 volte. Infatti, vedete che la scala è qui da 0 a 140. Cioè, lui cosa ha fatto? Ha suddiviso
in 10 blocchi i numeri da 0 a 140. E quindi sono 14 l'uno, d'accordo? Poi dice, queste le parole che sono che hanno una ripetizione, sono ripetute tra 0 e 14 volte, sono circa 1500. Vedete che poi qui ci sono queste barre molto piccole, che sono le parole ripetute da 15 a 28 volte e così via. Questo grafico è abbastanza brutto, semplicemente perché le parole sono molto sbilanciate, ci sono molte parole con frequenza molto bassa e ci sarà una parola che è molto frequente. Ma insomma, le colonnine che sono... La frequenza delle parole. Ci arriviamo dopo. Abbiamo già... Stat A sono le frequenze, sì. Questo sono le... Adesso abbiamo fatto la frequenza delle frequenze. Certo. Sì. Questo certo. In che senso la frequenza delle parole? Sì, che contate massimo 1500 parole che in totale che compaiono tra 0 e 14 volte. Certo, su questo ci sono. Non ho capito qual era l'altra cosa. Non è vero, diciamo, non abbiamo... Questo grafico non ci dice direttamente... Quante volte compaiono, d'accordo, benissimo, sì. No, questo grafico dice semplicemente quante parole più o meno compaiono poche volte, quante ne compaiono di più, eccetera. Prego. Si ricorda la grafica del sito. E qui non gli hai mai detto di fare le figure in line. In genere compaiono con i Python, una figura che la questo lo chiediamo a chi sta lavorando sul suo computer. Qualcuno ci sta lavorando sul computer? Perché in realtà io credo di avere nel file di configurazione. Sì, magari non basta, magari poi ve lo mostro il file di configurazione. Sì, vediamo in line. Ok, allora vi dico solo una cosa al volo. Provate. Allora. Credo che se copiate la prima riga e la quinta riga nel vostro notebook risolvete. Se volete provare al volo. Ah, giusto. Sì, solo che Pylab dipende dalle versioni, però potete provare. Percentuale Pylab in line? No, allora scusate, provate così. Provate tutte e due perché dipende dalle versioni. Comunque stiamo semplicemente dicendo di che vogliamo i grafici così dentro la pagina, come li sto mostrando io. Altrimenti apro una nuova finestra. Questo non dipende, diciamo, la finestra NTK è il componente standard di Matplotlib, mentre quando si lavora con notebook è molto più comodo averle dentro lo stesso notebook. Ok, allora, questo potete copiarlo, intanto vado avanti. Ok, allora, vi ho detto questo grafico è brutto e brutto resterà, però possiamo fare qualcosina per migliorarlo. Innanzitutto possiamo dare degli indici, dei nomi agli assi. Quindi possiamo dirgli x label, numero di ripetizioni, y label, numero di parole. E questo ci dice almeno cosa vuol dire l'asse x, l'asse y. Poi gli possiamo chiedere una leggenda, che in questo caso sarà abbastanza inutile, però gli diciamo questo blu cos'è? Si riferisce alla pagina di Wikipedia. E gli chiediamo di mostrare la leggenda che ci dice pagina di Wikipedia. E questo, diciamo, sono i tre comandi che di solito uno fa su tutti i grafici per mostrarvi cosa sta parlando. Di nuovo, questi comandi funzionano così perché io gli ho detto di importarmi tutto da Matplotlib. Quindi non ho bisogno di scrivergli Matplotlib davanti. Ok. Ora. Qui ho barato. Ah, no. Notate che io questo l'ho fatto con l'array. Lo potevo fare altrettanto bene con la lista, non cambiava nulla, è solo leggermente meno efficiente. Comunque, Matplotlib mi prenderà felicemente qualsiasi iterabile, può essere una lista, può essere un array. No,
No, non qualsiasi. Vi prenderà varie cose, tra cui le liste di array, scusate. E, ok. Se io vado a fare un plot... Ok, plot cos'è? Ist voleva dire appunto questa cosa, raggruppami in gruppi i numeri e mostrami queste frequenze sostanzialmente. Plot è invece la cosa più standard. Prendi questi numeri e tracciami una riga che li segue. Allora, qual è il risultato? È uno schifo. Perché uno schifo, cioè uno schifo, guarda, potete capirvi qualche cosa, però ci si capisce abbastanza poco. Perché? Perché questi numeri non hanno nessun ordine particolare, anzi avevano l'ordine alfabetico all'inizio. Quindi ci sta solo dicendo che to, c'è una parola, la parola più frequente è più o meno in questa posizione della non aveva l'ordine alfabetico quando prendi i valori da un dizionario. Qualsiasi? Non li hai mai ordinati proprio. Non erano neanche in ordine alfabetico? Ok. Quindi questo non vuol dire proprio nulla. Come possiamo avere qualcosa che voglia dire qualcosa? Beh, gli possiamo dire... Questo array me lo ordini, sort. Una volta che l'ho ordinato, se gli do lo stesso comando, mi mostra già una cosa più dignitosa. Questo è un buon momento per notare che lo stesso comando qui e qui darà risultati diversi a seconda di quello che ho fatto nel frattempo. Ok? E qui cosa vediamo? Beh, a rigore vediamo la stessa cosa che vediamo qui, ma siccome li ha ordinati, i numeri, da più alto al più piccolo, vediamo abbastanza bene... che ci sono appunto parole ripetute, ci sono molte parole ripetute poche volte, quindi fai conto fino a 1000 saranno una o due volte o tre, e poi poche parole ripetute molte volte. Lui arriva fino a 1600. Le parole in realtà quante sono? 1533. Questa è una cosa schifosa, perché noi... non sappiamo qua esattamente cosa sta succedendo. Potrebbero esserci tante parole a 140. Noi vorremmo, di solito, in questo tipo di grafici, li vogliamo a sinistra i valori più alti. Ed è semplicemente semplicissimo farlo. Ma per farlo vi mostro un'altra cosa carina dei vettori. Allora. Ripassiamo. Questo è il nostro vettore. Questo è il nostro array. Questo è il primo elemento del nostro array. Questi sono i primi 10 elementi del nostro array. Questi sono tutti gli elementi del nostro array. Cioè è un array identico al nostro array. Probabilmente le risposte sì, ma no, in realtà è standard così. Cioè, immagino ci sia modo di cambiare. Se è un array piuttosto che una lista, potrebbe essere formato così. In genere non è un array formato. Sì. È il tuo, il numero più corto, non devi farlo sparire. Cioè, è il modo di non fai di non invadere lo schermo con centinaia di numeri. Quindi, dicevamo, questi due array sono identici, non sono... non hanno la stessa posizione nella memoria del computer, mettiamola così. Però sono due array identici. Ma l'indexing, l'indicizzamento degli array in NumPy è molto potente. Mi permette per esempio di fare questa cosa. Che significa rovescia l'array. È molto potente poi perché, vai, per chi si trovasse a rilavorarci, in più dimensioni ci si può fare varie cose divertenti. Comunque, adesso noi abbiamo salvato in un vettore, in un array, scusate, lo stesso array di prima invertito, quindi non dal numero più piccolo al numero più grande, ma dal numero più grande al numero più piccolo. Infatti, se ora andiamo a fare lo stesso plot su rev, è abbastanza più carino. Rimettiamoci un paio di leggende, anzi andiamo per gradi, scusate. Intanto gli diciamo, chiamiamo così questa linea,
Quindi vi ricordate come prima, io attribuisco a questo blu, diciamo, a questo grafico sto dicendo, una etichetta, e poi con legend abbiamo detto di mostrarmi l'etichetta. Qui faccio la stessa cosa, gli ho attribuito un'etichetta, con legend gli dico di mostrarmi l'etichetta. Invece di una proprietà della figura, quella della serie di se invece di mettere legend metto title, così esiste, lo metto come titolo, no, allora ora forse viene un po' più chiaro. In uno stesso grafico io posso avere varie diverse cose, per esempio che ho varie diverse linee. La label si associa a una linea. Quando dico legend, lui per tutte le label che ha fatto mi fa un riquadrino in cui associa linea, facciamolo facilmente, facciamo una cosa al volo. Gli dico di plottarmi anche la stessa cosa moltiplicata per 2. E questo non è italiano, però dovrebbe funzionare. E sono sostanzialmente la stessa linea moltiplicata per 2 e lui mi dice la leggenda. Cioè, cosa standard. Che se uno vuole... Allora, ci sarà qualcosa per il titolo? Non lo so onestamente. Non lo so. Proviamo tanto. C'è. Benissimo. D'accordo? Ci sono svariati comandi per modificare l'apparenza della figura, ma in questo caso particolare, vabbè, per mostrarle qualcosa di un po' meno banalmente banale, andiamo a prendere la funzione cumsum. Cosa è la funzione cumsum? Vuol dire prendi il primo elemento, poi invece che il secondo elemento la somma dei primi due elementi, poi la somma dei primi tre elementi, eccetera, eccetera. E fammi un altro array che ha la stessa lunghezza, la stessa forma dell'array originario, ma invece di avere tutti i numeri ha le somme dei primi top numeri. E questo ve lo mostro, non per, cioè questa funzione può anche tornare a essere utile, tornare utile, ma non è questo il punto. È per dirvi, ci sono molte funzioni già pronte sugli array che fanno le cose più svariate. Questa qua avremmo potuto farla con due righe di codice in Python classico, diciamo, senza usare NumPy, però avremmo dovuto scrivere due righe di codice e sarebbe stato di nuovo molto meno efficiente. A questo punto possiamo riprenderci la nostra figura e aggiungere questo vettore che abbiamo creato, quindi togliamo questo che è inutile e ci mettiamo start. E cambiamo la leggenda, però che adesso è ripetizioni totali. E possiamo anche dirgli, siccome ci fa schifo che la leggenda nasconda parte della riga, gli possiamo dire location uguale center right. Allora, a questo punto il numero di ripetizioni totali cresce così tanto che il numero di ripetizioni è ancora più piccolo qua, quasi non si vede. Allora farò questo sortileggio, chi non lo capisce ancora finisce lo stesso. Gli chiederò di mettermi una scala logaritmica. Scala logaritmica cosa significa? Sostanzialmente che invece di avere 0, 1, 2, 3, 4 tutti spaziati uguali, ho una spaziatura che cambia, per cui qui ho i numeri da 0 a 10, qui da 11 a 100, qui da 101 a 1000, eccetera, eccetera. È semplicemente un modo più comodo di vedere dei dati che sono, che hanno ordini di grandezza molto diversi. Questo era veramente solo per mostrarvi che anche operazioni non banali si possono fare in modo molto semplice. Abbiamo l'ultima mezz'ora in cui dobbiamo rispondere alla domanda di come facciamo a dare la frequenza delle parole. E per addentrarci nel... Quindi finora abbiamo... Ci sono domande finora su Matplotlib, posto che vi ho mostrato veramente pochissimo, però ci sono dubbi su quello che vi ho mostrato. La documentazione si può trovare sempre
Sì, ma ne approfitto per mostrarvi una cosa che non vi ho mostrato e che è molto utile, almeno io lo uso molto spesso. Allora, la risposta alla documentazione è ognuno di queste librerie che vi ho mostrato, quindi Matplotlib, NumPy, SciPy, ha una documentazione ottima online. Quello che è carino di Python e degli notebook di Python è che se io non mi ricordo, per esempio, come si usa Legend, cioè io mi ricordo che in qualche modo gli potevo dire dove si mette la leggenda se centro sopra, sotto, destra e sinistra, ma non mi ricordo qual era il parametro da dare, io posso dirgli legend punto interrogativo. Lui mi apre una simpatica finestrella in basso dove mi dice come si usa questa funzione. Questa è una cosa super super utile, perché credo di parlare a nome mio, ma credo di poter parlare a nome di chiunque usi Python spesso, non ci si ricorda mai tutte quante le funzioni. Anche se non si usa 10 ore al giorno, ci sono così tante funzioni che hai spesso bisogno di vedere al volo la documentazione, e questo permette di evitare una ricerca sulla documentazione online o anche offline, diciamo, ma di averla pronta. Diamoci un occhio. Oddio, questa è una documentazione particolarmente scomoda. Andiamo a vedere qua di... Zoom. Anzi, prendiamone una standard. List.sort. Qui ci dice... Vabbè, la riga più importante è questa. Ci dice... Questa è una documentazione un po' scarna. Vabbè, non ho trovato un esempio più felice. Comunque, la cosa interessante di questa riga è che ci dice... Che argomenti posso dare? Lui dice, puoi darmi una key, che non ho tempo di vedere cosa vuol dire, e reverse. Questi li avevamo già visti. Ah, benissimo, benissimo. Quindi sapete quali sono gli argomenti di sort. Quindi questo ve lo dico solo per dirvi che se accanto a qualsiasi funzione mettete il punto interrogativo, eseguite la cella, vi si aprirà una simpatica finestrella che vi dà la documentazione di quell'oggetto. E questa è una cosa veramente utile. L'altra cosa comoda di Python, che forse avete già visto mentre ci lavoravo, è che se io scrivo statrev. E non mi ricordo come si chiamava la funzione che faceva tutte le somme parziali iniziali che vi ho mostrato prima, ma deve avere qualcosa a che fare con cumulative, io scrivo cum e poi faccio tab. E lui mi mostra quali sono le possibili. E io in particolare gli dico s e lui me lo completa. E questa è una cosa molto molto utile, di nuovo, di Python, che sostanzialmente, vabbè, funziona per tutte le librerie che utilizzate, e funziona anche, ora non l'abbiamo mai visto, però se voi vi create i vostri oggetti con i loro attributi, il Python è abbastanza intelligente da capire quali sono gli attributi e quindi vi fa questo autocompletamento. E questo valeva per esempio anche quando ho scritto log. Lui mi propone tutte le cose che cominciano con log, e io volevo log log. Quindi si risparmia parecchio in termini di memoria umana, diciamo. Che nel mio caso è molto scarsa, quindi è una funzionalità che mi salva la vita. D'accordo. Una domanda. Sì. Che differenza di gerarchia c'è tra NumPy, SciPy? Ecco. Allora. NumPy è il livello base. NumPy definisce semplicemente, sostanzialmente, gli array, le matrici e le operazioni basilari su array e matrici. È il mattone base, che non è dire poco, perché significa supportare, per esempio, tutti i diversi tipi di dato, e in modo centralizzato poi per più o meno tutte le librerie scientifiche di Python. Quindi un mattone anche per molte cose diverse. SciPy, in realtà non abbiamo usato nulla di SciPy questa sera, è basato su NumPy e fornisce molti diversi tipi di librerie per calcolo scientifico. Per esempio, solo per fare un esempio, se io ho bisogno di una distribuzione normale, andrò a fare from scipy.stats import norm. E gli potrò dire dimmi la CDF in punto 5. Quindi un po', facendo sia MATLAB o detto, NumPy è la base. NumPy è la base. È quello che è già venuto. Esatto. SciPy sono tutte le librerie che ci sono anche. Sono, sì, sono comunque le librerie standard, poi ci sono varie altre librerie, però se c'è una funzione che è di utilizzo abbastanza generalizzato in ambito scientifico, di solito sono SciPy. Sì. E
E invece Matplotlib è un progetto, sì, è solo grafici. Funziona ovviamente benissimo con un file, è un progetto separato, tanto che accetta felicemente anche una lista per i valori. E sì. Allora, vi ho parlato di NumPy, ecco, per dire, NumPy è un mattone su cui si basa CPy, ma ci si basa anche quello che andremo a vedere adesso, che è Pandas. Allora, cos'è Pandas? Noi finora abbiamo visto array che sono semplicemente collezioni di numeri, poi possono anche non essere numeri, ma l'importante è che sono collezioni, diciamo, omogenee, cioè ci sono 30 cose, oppure 30 cose per 30 di... ci possono essere 30 numeri, oppure 30 colonne di 10 numeri ognuno. La caratteristica fondamentale di Pandas è aggiungere degli indici. Allora, andiamo a vedere. Ci ricordiamo che stat era un dizionario, d'accordo? Era un dizionario che ogni parola succedeva un numero. Noi, quando siamo andati a lavorare con NumPy, abbiamo completamente perso le parole. Abbiamo tenuto solo i numeri. Pandas è lo strumento ottimo per lavorare in modo efficiente e comodo con un indice. E vediamo cosa vuol dire. Noi diciamo pand fammi in S una serie a partire da quel dizionario. Ok? Cos'è una serie? È semplicemente una lista di numeri, o possono essere anche stringhe, ma insomma una lista di qualcosa indicizzata, che se vado a vederla, lui mi dice a hello corrisponde 2, a what corrisponde 1, a e corrisponde 4. Quindi dal punto di vista logico è abbastanza simile al dizionario che avete già visto. Chiave, valore. Però alcuni strumenti molto comodi, perché per esempio... Lui ha preso chiave e valore e ne ha fatto una progetta. Esattamente. Esattamente, mentre ha all'array, io l'array l'avevo costruito solo con i numeri, io questa serie l'ho costruita col dizionario, e lui è abbastanza intelligente a capire che le chiavi sono l'indice, quindi la colonna di sinistra che vedete sostanzialmente come un indice, come una rubrica del telefono in cui avete le varie persone, la colonna di destra è il valore, poi in una rubrica del telefono sarebbe il numero di telefono. D'accordo? Allora, perché questo è più comodo di un dizionario? Di nuovo, le ragioni sono due, efficienza e comodità, nel senso di metodi già pronti. Per esempio, vado a vedere questo. Allora, intanto lo posso usare come un dizionario, cioè posso andare a vedere, per esempio, quante volte viene ripetuta la parola web. E mi dice 1. Questo avrei potuto farlo pari pari con il dizionario. Solo per la cronaca, qui lo posso fare anche così. Ve lo dico perché poi l'occhio è uno strumento molto completo con cui si può fare anche molte altre cose. Cioè permette un indicizzamento molto avanzato. Oppure posso vedere Python, che compare 54 volte nella pagina di Wikipedia su Python. Non sorprendentemente. Posso dare un nome alla series e un nome al suo indice. Quindi lui adesso sa che l'indice si chiama parola e sa che la series si chiama ripetizioni. Questo per ora mi sembrerà abbastanza inutile. Diventa leggermente più utile quando vado a fare questa cosa. Allora, ricapitoliamo un attimo. Una series è come un array che però a ogni numero associa qualcosa, una chiave. D'accordo? Quindi se un array è 1, 2, 3, 4, la series è parola 1, parola 2, parola 3, parola 4. Qui noi gli stiamo dicendo di creare un nuovo oggetto in cui lui l'indice lo trasformate in un'altra series. Allora, questo è un passaggio nuovo. Cos'è successo? Vi ricordate che lui aveva la lista di parole a cui aveva associato la lista di ripetizioni? Lui adesso la lista di parole
la trasformate in una colonna, esce un nuovo indice. Allora, il tempo mi costringe a essere bastardo e a mostrare questa cosa così al volo. La cosa importante da capire è che questo è un nuovo oggetto, per la precisione, non so se avete visto come si vede, quando abbiamo una variabile vogliamo sapere a che tipo di oggetto corrisponde, possiamo fare type. Allora, S ci dice che è una series, d'accordo? Se invece andiamo a farlo per il nuovo oggetto che abbiamo chiamato stats di F, scusate, chiudo questo che è inutile, è un data frame. Cos'è un data frame? Se una series è una colonna, un data frame è una collezione di colonne. Per cui qui abbiamo, più una, abbiamo un indice che corrisponde a due diverse colonne. Ah, no, vabbè, certo. Assolutamente. Sì, sì, assolutamente. E infatti, per chi conosce i database, per chi conosce un po' di SQL, su un data frame potrò fare molte operazioni che ho nel SQL, potrò fare delle join, e join ha tutta una serie di parametri che sostanzialmente mi mimano quello che si fa di solito su SQL, quindi posso fare inner, outer, comunque questo è per chi ha a conoscenza di SQL, di database. Sì? Certo. Allora, avevamo detto che i motivi per usare series invece che dizionari sono vari. Andiamo a vedere un altro. In questo data frame noi abbiamo che, magari aspettate che lo rimostro, noi adesso abbiamo due colonne, no? Una si chiama parola, una ripetizione. Ripetizioni sono numeri, parola sono string. D'accordo? Per cui, per esempio, ho salva, tra virgolette, web. Quindi, questo, io vi ho sempre fatto esempio finora con numeri, che sono i valori. Qui i valori sono delle stringhe, quindi delle parole, degli insiemi di caratteri. Pandas è abbastanza intelligente da permetterci di fare cose molto comode con questo. Cioè, innanzitutto noi abbiamo detto che adesso abbiamo un data frame, .df. Come facciamo a accedere a una colonna? Vi ricordate che prima quando facevo S questo accedevo a un elemento. Ora questo invece mi permetterà di accedere a una colonna. Quindi se dico statdf parole e non faccio cavolate, statsdf parola, grazie. Lui mi mostra cosa? Una colonna. È una colonna cos'è? Non è altro che una series. Quindi siamo tornati a quel... Insomma, è lo stesso tipo di oggetto che avevamo prima. Ma siccome questa series lui sa che è fatta di parole, di stringhe, io posso dirgli... Ah, no, scusate, altra cosa. Vi ho mostrato che posso accedere a una colonna così, ma per comodità posso accedere anche così. Esattamente la stessa cosa. Quindi... è semplicemente a seconda di cosa uno trova più comodo, più leggibile di volta in volta. Quindi, in questa serie, siccome lui sa, come dicevo, che sono stringhe, sono lettere, gli posso fare delle operazioni che sfruttano questo fatto. Per esempio, gli posso dire... Allora, nel momento in cui gli scrivo str, gli sto dicendo lavoraci come se fosse una stringa. E gli dico accedi il primo elemento. E lui mi dà il primo elemento di una di queste parole. Il primo carattere, esattamente. Cioè, sostanzialmente, tutte le operazioni che io farei normalmente su una stringa, lui me le fa in modo trasparente su una lista di stringhe. E io poi gli posso dire, caro statsdf, io voglio ricordarmi l'iniziale, allora, nella colonna chiamata iniziale, ci memorizzo proprio questa cosa che è iniziale, d'accordo? E lui adesso, se vado a vedere, ha tre colonne. Parola, ripetizioni, iniziali. D'accordo? Abbiamo ancora 17 minuti. Una domanda? Sì.
Prego. Se io ho la, prendo una colonna e prendo la sì. Io voglio ritornare alla lista. Se vuoi tornare a una lista, beh, ci sono vari modi. Il più semplice è stats di f punto iniziale, avrei potuto fare ugualmente quadro iniziale, punto to list, to list. Oppure dovrebbe essere perfettamente identico list di questa roba. Credo non c'è proprio nessuna differenza. La differenza è quando siamo magari sul data frame. Quindi in questo caso sa quale delle colonne era l'indice e a quale tiene. Certo, certo. Sì, sì. Noi abbiamo iniziato, abbiamo creato questo primo series sì. A partire da un dizionario che aveva parole, stringhe e conteggi. Perfetto. Però il dizionario può contenere chiave valore e conteggi. Sì. In questo caso cosa fa se diciamo il dizionario... Allora... Allora, la risposta semplice è funziona. La risposta un milione più complicata è Pandas come tipi di dati ha sostanzialmente interi, float, vari tipi numerici e poi ha tutto quello che non riesce a, a capire come tipi numerici. Quindi la risposta è un tipo solo di tutto ciò che è object praticamente. È Pandas che dice io non so cos'è ma Python lo sa. Memorizza. Esattamente. Bisogna stare attenti perché è inefficiente. Cioè, se io, adesso non faccio in tempo a fare un esempio, ma se io vado a vedere stats.df punto di types, lui mi sta dicendo come sta memorizzando questi cosi, le colonne. Mi sta dicendo, ripetizioni come ci aspettavamo è un intero. E questa è un'ottima cosa perché vuol dire che le operazioni su interi saranno efficienti. Parola, appunto, lui non lo capisce come intero, lo vede come object. Non è una stringa di NumPy. E c'è, c'è del lavoro in corso su fare capire le stringhe come stringhe. Queste nascevano esattamente come stringhe. Certo, certo. Sì, 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 sì. No, no, la cosa... No, per ora Pandas non ha proprio il concetto di stringa. È una... Credo che ce l'avrà. Perché è una cosa che ha senso. Però, no. Sono tipi numerici, eccetera, eccetera. Oppure... Magari anche complessi. Oppure oggetto. Sì. Sì, bisogna stare attenti perché se per esempio abbiamo una lista di 1500 numeri e una lettera, questo farà sì che lui lo consideri oggetto e sia inefficiente. Però, diciamo, sì. Si tratta di avere... Si può sempre controllare, appunto, di types significa che tipo di dato c'è. E Pandas può già sviluppare. Sì. Sì, 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 tutto assolutamente con type. Tant'è che se io vado a vedere, per esempio, ripetizioni, che è una series, e vado a vedere values, questo è proprio un array NumPy. Cioè, Pandas è una maschera su NumPy che fa alcune cose in modo intelligente, ma sotto le strutture sono tutte NumPy, quindi sono... quindi, per esempio, io potrò dire plot stats di f, quindi tornando ai grafici, punto ripetizioni, e funziona benissimo perché per Matplotlib non c'è bisogno di sapere cos'è Pandas, è semplicemente un array NumPy. Sì. STR viene evidenziato a caso, no? Cioè, come se, STR è il metodo della series di Pandas, viene evidenziato in verde, cioè a caso solo perché lui matcha la parola. Sì, 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 perché lui è convinto che sia STR il tipo. Allora, vi mostro un ultimo esempio per capire un po' qual è la forza di Pandas. Se noi... Allora, StatDF appunto a... Le colonne, in particolare a ripetizioni. StatDF per ora che ordine ha? Ha semplicemente l'ordine iniziale dato dal dizionario, che non è nessun particolare ordine, diciamo. Python non ci garantisce nessun ordine. Se noi vogliamo ordinarlo, possiamo dirgli sort e per esempio gli possiamo dire ordina le parole in base al numero di ripetizioni. Quindi sort in base a ripetizioni, d'accordo? Stessa cosa di prima, tranne che ordinato in ordine di ripetizioni.
che sono le parole che compaiono una volta, e in fondo ci sono le parole che compaiono molte volte. Quindi D era la famosa parola che compare 139 volte. Ora, ordinando, ho riordinato anche l'indice, chiaramente. Cioè, lui tiene... Ora, scusate, piccola digressione. Questo indice non vuol dire praticamente nulla, è semplicemente un modo di ordinarli. Comunque, anche se non vuol dire nulla, lui, lì già al dovere, ha tenuto l'associazione indice-parola. D'accordo? Allora, diciamo che questo nuovo data frame riordinato lo salviamo come stats di F sorted, ok? Quindi adesso abbiamo stats di F e stats di F sorted, che sono gli stessi dati ma ordinati in due modi diversi. Ora, vi ricorderete che in stats di F sorted c'era il campo iniziale. Cosa succede se vado a dire che in stats di F iniziale sorted voglio da stats di F sorted il campo iniziale? Quindi ricordiamo un attimo, io ho completamente cambiato l'ordine delle parole, ma se vado a dirgli questa cosa si arrabbia. Perché ho sbagliato? Minuscola. Esatto. E andiamo a vedere cosa è successo. È successo che in realtà troviamo l'associazione giusta tra parola e iniziale. Perché? Perché quando gli ho detto di prendere una colonna da un data frame e mettermela in un altro, lui se ne frega dell'ordine. Lui ha un indice e usa quell'indice per capire cosa va con cosa. E questa è una cosa molto comoda di Pandas, cioè la capacità di... il fatto che lavora fondamentalmente su indici. Se io invece di dirgli questa cosa gli avessi detto, quindi facciamo un'altra colonna, iniziale sorted 2, gli avessi detto prendimi per esempio questi valori ma come lista, quindi notate che quando passano a lista lui si dimentica con data frame, si dimentica l'indice, esatto. Cosa sarebbe successo? Lui fa finta di fare lo stesso lavoro, ma qui è tutto sballato. Perché? Perché lui mi prende il primo in ordine, lo associa al primo in ordine, il secondo in ordine, eccetera, eccetera. Invece Pandas, il funzionamento tipico è che associa indice a indice, è una cosa estremamente comoda. Abbiamo 9 minuti. Possiamo passare a domande se ne avete? Se no vi mostro un altro paio di esempi, ma vi potete anche dire magari su cos'è che volete altri esempi, cosa vi interessa di più, e proviamo a vedere. Perché è abituato a usare Octave, ma c'è qualche sito di riferimento per aiutare la conversione della verità? Sì, chiedete a lui. perché ho visto che ha strappato in ufficio. Ti ripara che sul sito di Moonpie ci sia. No, sicuramente sono... Tu metti su Google from Matlab, ci sono sicuramente svariati siti, però c'è questo riassunto molto carino di equivalenze tra Python, Octave e MATLAB. 20 pagine, quello che tu vuoi fare. Quasi tutto, sì. Ad esempio, uso poco, ma anche una serie di funzioni proprio di compatibilità con MATLAB, tipo tutta l'analisi di segnale, Power Spectral Testing, cioè, tutta una serie di funzioni proprio per fare questo. Sì, c'è abbastanza attenzione a garantire soprattutto le operazioni di algebra lineare, moltiplicazione, quegli operatori classici sono abbastanza praticamente servite, o bisogna, perché non appena uno si crea per dire la moltiplicazione di matrici, per dire ci comunque la sintassi è molto complicata, a meno che facciamo che giudichi tu. M1 uguale matrice 1, 1. Anzi, partiamo dalle basi.
array 0, 1. Questo è un array bidimensionale, quindi non è una matrice, è semplicemente un array bidimensionale. Se gli dico moltiplicare per 2, moltiplica per 2 ogni elemento. Se gli dico di moltiplicare per se stesso, moltiplica per se stesso ogni elemento. Se io gli dico che invece voglio una matrice, quindi M1 uguale, facciamo M2 uguale matrix array, cosa ho combinato? No, scusate, array. Questa non è più la stessa cosa di prima, è una matrice. A questo punto, se gli dico M2 per M2, lui mi fa la moltiplicazione matriciale. In questo caso la moltiplicazione matrice per vettore deve essere fatto con una cosa di tipo matrix. Anche il vettore deve essere... No, lui si accontenta, perché se gli dico per array 1, 1, cioè finché non c'è possibilità di... No. Ah, già, è vero. Perché lui il vettore è riga, quindi lui si arrabbia. D'altronde non posso, non c'è modo di fargli. Sì, però quindi... lui, cioè, gli va bene perché lui non lo custom matrix automaticamente. Sì. Diciamo che l'operatore di moltiplicazione che usate nei due casi ha due significati diversi a seconda del tipo che va. Però esiste anche il dot. Array fa moltiplicazione elemento per elemento, se è una tipo matrice. Esatto. Come diceva Giovanni. Dot fa sugli array quello che le matrici fanno spontaneamente, quindi posso dirgli di prendere questo che era un array e moltiplicarlo per se stesso. Sì, scusa. E lui fa lo stesso matrice. Però invece caso esempio diciamo notazione che diventa più complicata. Questa sì, no, infatti è molto molto più comodo lavorare così. Quindi se uno ha bisogno di algebra lineare fa tutto matrici, a quel punto è molto comodo, anche la trasposizione al volo. E poi hai molte funzioni di algebra lineare, insomma. Poi, esatto. E vabbè, per chi si trova a fare algebra lineare con questi strumenti, la cosa interessante non è solo che NumPy è più efficiente di Python, ma anche NumPy è proprio basato su librerie standard, che sono le LAPAC e le BLAST, che sono, credo, la cosa più efficiente. Cioè, poi dipende dall'implementazione, cioè, diciamo. Sono standard. Esatto. Le standard sono la cosa più efficiente che si può ottenere su una distribuzione. Altre domande? Beh, dovrei conoscere bene Matlab per avere la risposta, che è il caso. Quello che posso dire è che Python, l'ho usato un pochino Matlab, Python è un ottimo linguaggio general purpose, con cui fai veramente tutto, ed è anche un linguaggio diciamo scientifico. Questo per me significa fare progetti in cui scarico dati da un sito internet, li tratto, li analizzo, non devo usare stats models, che è il linguaggio più pacchetto per fare analisi econometrica, diciamo, statistica, e tutto questo lo faccio con lo stesso programma. Tra gli altri linguaggi, MATLAB è uno di cui si avvicina di più, però comunque mi divertirei a fare scripting web con MATLAB, perché Python ha una quantità di librerie general purpose. C'è chi lo fa con R, cioè si può fare. Però, soprattutto per me, che non sono un programmatore, cioè forse se fossi un programmatore di mestiere mi metterei a fare ogni cosa con un linguaggio diverso, magari. Ma io non sono un programmatore di mestiere e non passo la vita a imparare linguaggi di programmazione. Ne ho imparati un po', ho imparato il Python e mi sono scordato del resto. Sono certo che, in realtà nel caso di calcolo scientifico sono soddisfatto, punto e basta. Perché per esempio Pandas è estremamente efficiente con il... appunto non conosco molto MATLAB, ma so che su la lingua lunga R, che tra linguaggio open source per il calcolo scientifico è stato lo standard per un sacco di tempo. In molti casi Python, oltre a essere molto più comodo, è molto più efficiente. E quindi sì, la risposta è
fatta a due parti, molto efficiente, comodo, tutte queste cose, e fa tutto. Terribile scrivere in MATLAB. Poi open source, poi gratuito. Sì, sì, ci sono vari motivi, però il fatto che sia general purpose è sicuramente, a parte la mia personale esperienza, quello che mi ha permesso di diventare, di essere così diffuso anche nel campo scientifico, perché comunque strumenti e conoscenze non le riesci a avere. All'inizio è andato matematica. Sì. Sì. C'è anche questo. C'è. Solo che non l'ho installato su questa macchina virtuale, il pacchetto è SymPy, e in questo caso io non sono molto aggiornato, ma non è all'altezza né di matematica, ma credo neanche di massima. Però sto facendo uso. Per chi vuole provare questo, io l'ho usato, ha varie funzionalità interessanti, però appunto ha uno sviluppo che sta andando avanti molto veloce. Credo che rispetto alle altre cose che vi ho mostrato sia ancora indietro. Sì. Sì. Per me la differenza fondamentale è che non sono mai riuscito a installarmi Sage in modo sano. La differenza vera è che... Allora, Sage è un software che unisce svariati software scientifici, tra cui questi, ma tra cui tantissimi altri che non vi ho mostrato, in un programma unico. E quindi l'idea sarebbe di potersi installare un programma e fare tutto il necessario. Io ne so troppo poco per parlarne, ma ultimamente ne ho sentito parlare anche meno di magari qualche anno fa. Ha sicurezza la comunità che uno si installa un programma e ha tutto, una volta che riesce a installare quel programma. C'è sicuramente del lavoro per far parlare diverse parti, incluse parti che non sono scritte in Python e che quindi forse non sono accessibili in modo semplice da Python. Credo che il motivo principale per cui in realtà sia stato pensato e un po' diffuso fosse l'interfaccia, e rimane un buon motivo, ma adesso l'interfaccia è molto buona, c'è anche senza usare Sage. Secondo, anch'io non conosco tantissimo Sage, però secondo me la differenza principale è che questi sono pensati per ingegneri, e Sage è pensato per matematici, per cui gestisce cose che non fai, non sa neanche cosa siano. Anelli, gruppi di sì. Operazioni tra gruppi, sì. Eccetera eccetera, questo secondo me, per il poco che l'ho visto, Sage è pensato per chi fa ricerca in ambito matematico, non per chi può fare calcoli. Questo è vero, è anche vero che Sage comunque fa più da collante che da, sì, da sviluppo, certo. Strumenti però è fatto, diciamo, prende strumenti di tipo matematico. Sicuramente è pensato per essere in matematica de no altri. Utilizzando in realtà più o meno tutte le componenti che si può utilizzare anche fuori da Sage, ma in modo integrato. È una domanda di tipo pratico. I notebook sono archiviati quando non li fanno? I notebook sono dei file.py che si possono dare in giro, chiaramente lì. Lo apro, poi sono chiaro. Ma se io adesso chiudo e poi riapro, li trovo tranquillamente. Sì, certo. Devo tutte le volte salvarli da qualche parte. Se noi andiamo a vedere la cartella in cui stiamo lavorando, ci sono tutti i file che voi avete aperto. Ah. Cioè, voi non li vedete. Cioè, se stai lavorando sul computer, ce li hai lì. Io sul mio serverino ho tutti i file che mi avete creato e che posso condividere come voglio. Questi file includono anche le immagini generate. Chiaramente non sono fatti per mandarli a chiunque, sono fatti per mandarli a chi poi li riapre con i Python notebook, però come vi avevo detto è abbastanza semplice trasformarli per esempio in PDF, per cui per esempio quando io lavoravo, stavo facendo il dottorato, il mio relatore non aveva mai sentito parlare di Python, però io gli mandavo i PDF generati al volo in cui si mostrava l'ultimo grafico che avevo fatto. Vogliamo. E lì contiene sia gli in che gli out. Contiene gli in e gli out, sia gli out. E anche quelli vecchi? No. Quelli che sono stati sovrascritti? No, no, no. Sì, perché tanto anche nel caso. Ah, c'è la sua PDF, cioè un testo normale. Credo che per ora si possa fare sulla linea di comando, su questa versione, sulla nuova che però non vi sto facendo usare, dovrebbe esserci anche un comando grafico. Oddio, la cosa più semplice qua è fare un print su file. Ah,
Certo. Ah, non c'è niente di più. Esatto, cioè, vi parlavo dell'altra perché c'è dietro tutto un lavoro su come farlo bello. Però, per farlo in fretta, questo è il modo più semplice. Questo va bene per mandare un amico. Come? Beh, quello che mi dice sempre che tu sei numeroso. Esatto. Ci sono anche altri client, a parte quello per il browser, ma credo che per ora siano un po' indietro. Cioè quello è tutti sostanzialmente, che... vabbè, non lo conosco abbastanza, ma mi sembra che il grosso dello sviluppo si sta concentrando su quello per il browser. Altre domande? È chiaro che tutto quello che vi ho mostrato, l'idea è che ora... sapete come si chiama la libreria, se la usate dovete vedere voi perché vi ho mostrato 2-3 comandi per ognuna. Però credo di poter dire che questi sono pacchetti utilizzati da molte persone con molte necessità diverse per cui possono trovarvi utili. La settimana prossima, 9 o 9 e mezzo? Scusate. Come? La prossima settimana l'argomento saranno le GDK, le librerie per fare interfacce grafiche. Quindi la prossima settimana o avete il vostro computer oppure non potete smanettare. Ah, bisogna installare per portare il computer. Qualsiasi distribuzione moderna dovrebbe averlo. Comunque mando la mail il pacchetto IP. No, vi mando la mail. Ah, comunque sempre da fare. Sempre su fatto. D'accordo.